Ciao a tutti amici di GDFR Team, oggi ci troviamo qui a Villa Franceschi perché oggi in questa splendida location andremo a seguire Elisa Bagordo, una showgirl famosissima veneziana, l'ideatrice, la conduttrice di uno dei concorsi di bellezza più stimati del nostro Veneto, Miss Venice Beach. Oggi siamo qua appunto per andare a rubare un po' di novità per questo splendido 2023 e soprattutto vogliamo andare a vedere cosa sta facendo qui con la nostra Miss Venice Beach in carica, anche perché ancora non l'abbiamo seguita, l'ultima volta che l'abbiamo vista è stata la finale. Quindi venite con me che andiamo a scoprire tutti i segreti di questa villa. L'Anastasia che sta finendo il suo shooting, ma adesso ci hanno dato un indizio importante: l'Elisa è giù che si trucca, seguitemi. Vedete, abbiamo trovato l'Elisa, venite con me che andiamo subito da lei. Bene, eccoci, e Elisa Bagordo, ti abbiamo beccata. Guarda, mi sentivo osservare da dietro le spalle. Ci abbiamo cercato in tutta la villa. Ma Giulia, ben arrivata, che grazie. Bello ritrovarti. Anche per me, veramente. L'anno scorso mi siete mancati tantissimo. E quest'anno sarai dei nostri. Noi siamo pronti, come vedi stiamo facendo uno shooting. Sara, la nostra truccatrice, e Andrea Rigondi sopra con il magazine di You Style. Ci stiamo preparando per la nuova edizione di Miss Venice Beach, perché come ben sai... Siamo agli sgoccioli, tra pochissimo si inizia. Infatti noi siamo venuti qui perché vogliamo rubarti un po' di novità. E allora rubiamole, ci vediamo di su e seguiteci. Venite con noi. Bene, eccoci con Elisa in questa splendida sala della villa e adesso però non mi puoi più scappare. Ora vogliamo tutto. Non posso svelare troppe cose, se no poi le fanno tutti uguali. Vabbè, un piccolo spoiler per il GDFR Team. Sì, lo facciamo. Allora, vai, intanto io volevo ringraziare la villa che ci ospita, che è Villa Franceschi. Ringraziamo anche Alessandro, i titolari che ci hanno ospitato per questo bellissimo shooting. E poi vi do appuntamento a tutte le tappe di Miss Venice, che Giulia, se tu ti ricorderai bene, questo è il primo spoiler di quest'anno, siamo arrivati a 7 tappe e si è aggiunta una spiaggia che era con noi negli anni passati, quindi ancora un po' prima del Covid. Beh, infatti io quando mi sono state date le date ho visto qui c'è qualcosa che non c'era gli anni esatto. fa, però c'era agli albori. C'era all'inizio, siamo ritornati nel comune di Cavallino Treporti, una bellissima località, una fantastica tappa nel parco Baden-Powell, quindi poi con tutte le aziende del territorio vedremo le sfilate, gioielli, modelle e modelli, perché ci saranno anche a noi, Elisa, grazie. Ci saranno anche dei modelli, ci saranno insomma tantissime novità come sempre. Sai che io ogni anno mi pongo una sfida, sì, ho sempre degli obiettivi però, nuovi. Però Elisa, occhio, perché ogni anno alzi tantissimo l'asticella e a un certo punto secondo me lo faremo sulla luna questo Miss Venice Beach. Ma potrebbe non svelare queste cose, no, che magari nel 2050 voglio andare sulla luna. Esatto. Vedremo, dai, poi insomma il pubblico di GDFR Team davvero ci aspetta e credo si aspetti sempre grandi cose ogni anno. Assolutamente. Quindi anche quest'anno riconfermata per il terzo anno consecutivo la sfida dei cantanti, quindi il contest dei cantanti. Questa tantissimi... è un'opportunità meravigliosa che hai dato solo tu per i nuovi ragazzi che vogliono emergere in questo mondo. Hai detto bene, ci sono insomma tante nuove leve, nuovi artisti che hanno bisogno di avere uno spazio e soprattutto un palco per esprimere il proprio talento, e questo è quello che fa Miss Venice Beach, quindi ogni cantante o gruppi che siano, o duetto, certo, insomma, con il loro inedito si esibiscono sul palco e quest'anno ti dirò di più, con corpo di ballo. Wow. Quindi spettacolo sullo spettacolo. Meraviglioso. Ci saranno poi dei giurati
professionisti del settore che chissà mai, insomma, magari potrebbero trovare il cantante che gli serve, certo, per la propria etichetta discografica. Beh, o scuola. Come si dice sempre, essere sempre pronti, perché non sai mai quando Giorgio Armani passa e ti vuole per una sfilata. Infatti, qua per i cantanti, no, ci sono pure io sul palco se passasse Giorgio Armani. Siamo tutte lì noi, tutti nelle piazze, in livelle delle location. Eccoci, sì. Poi quali altre novità? Riconfermiamo per il dodicesimo anno consecutivo il contest dei fotografi, perché il primo anno abbiamo fatto un calendario, sì, ma non c'era il contest fotografico, erano dei fotografi che abbiamo scelto noi, quindi rifaremo anche il calendario, 7 tappe e dulcis in fundo, ritorniamo anche in prima serata in TV. Diciamo che questo Covid è stato un po' un periodo di rodaggio per poi esplodere alla grande. Sì, diciamo che il Covid ha fatto fare per certi versi marcia indietro, però è riuscito magari a dare la carica a molte persone di migliorarsi per tornare a fare 100 passi più avanti dopo. Esatto, noi siamo sempre stati presenti, uno dei pochi concorsi che è riuscito a portare a casa il risultato anche in questi 3 anni difficili, e quest'anno ritorniamo in prima serata su Antenna 3, canale 10 del telecomando, quindi gruppo Media Nord-Est. Io ringrazio il direttore e tutto lo staff di Antenna 3 perché ci ha dato un'enorme possibilità, ci saranno con loro i daytime, le dirette, insomma, e tante piccole novità anche per la nuova stagione invernale, sempre con Antenna 3, però non voglio svelarvi nulla, lo scoprirete quindi durante le serate. Quindi ti vedremo sempre sui teleschermi. Io sono una donna di spettacolo. Assolutamente. Lo riempio bene il... Aspetta, ma io voglio chiederti una cosa. Detto che c'è un corpo di ballo, io mi ricordo che tu comunque hai ballato molte volte con Miss Vanny Switch. Sì, è vero. Quest'anno avremo l'occasione di vederti, perché io mi ricordo che sei sempre stata una bravissima ballerina. Sai che non lo... Allora, io vorrei, però ho talmente tante cose da fare che se mi ci metto pure a ballare, povera la nostra coreografa Sara Giurin, che già ha a che fare con le nuove con miss ogni volta, che non è facile. Ma perché? Perché non tutte sono delle ballerine, ognuna ha un suo talento ed è unica nel suo modo di essere. Quindi con noi étoile del corpo di ballo Camilla Baldini, che è stata Miss Coraia nel 2020 e per tutte le edizioni poi. Sì, che poi è stata una fortuna trovare la Camilla in quell'edizione lì, perché Camilla, ricordiamo, lei è proprio una ballerina, Camilla, ha studiato danza, quindi lei ci sa molto fare, e grazie a te hai riuscito a portare, diciamo, questa sua passione, sport che ha sempre fatto, a un livello superiore. È vero, quindi ricordatevi sempre che l'Elisa, quando diventate le sue miss, ma anche se fate solamente le tappe, non sarete vince la fascia, se avete un talento, una cosa particolare, l'Elisa l'opportunità ve le dà sempre. Grazie, vabbè, questo è un po' anche lo scopo di Miss Spanish Beach, ovvero quello di creare delle opportunità successive al concorso, quindi non avere un concorso fino a se stesso. Abbiamo lanciato anche il nuovo sito di Associazione Culturale Olimpia, che è l'associazione che organizza il concorso e che è anche un'agenzia di moda, spettacolo, realizzazione video, gestione social, insomma ho un bello staff che mi segue, che mi appoggia, che mi stimola a fare sempre di più, insomma un bel gruppo, una bella tavola organizzativa. Ringraziamo anche Gippi, il nostro super videomaker e cameraman, regista e via dicendo. Poi c'è Federica, quest'anno è entrata nel gruppo anche Emma, insomma, che come ben sai l'hanno presa su Radio Wow. Ho visto come DJ, come insomma speaker, e mi piace. Anastasia ha un altro percorso, andrà in televisione, quindi insomma chi fa Miss Venice poi guadagna sicuramente qualcosa. Assolutamente, è uno di pochi concorsi che alla fine ti dà anche la possibilità di farti un futuro, possiamo dire. Esatto. Questo, perché tutte le Miss, ricordiamoci anche che la Linda Pani. Ricordiamoci della nostra Linda Pani, è vero. Che l'ho sentita qualche tempo fa. Sì. E lei adesso è a Roma, gira film. Linda è bravissima. E Linda ha iniziato con Elisa, perché lei ha vinto Miss Venice Beach nel 2014, mi pare, 14 o 15, ora adesso uno di quegli anni e lì. E lei da lì non si è più fermata, infatti dopo la vedevamo col binocolo, però è sempre un piacere vederla quando viene. Un vulcano di emozione, quando l'abbiamo vista sul palco vedevamo già oltre alla sua carriera. Questa è proprio la riprova che quando si ha talento, quando veramente si hanno le qualità, questo concorso ti può veramente portare tanto tanto avanti. Grazie Giulia. Allora, che facciamo? Ci lasciamo appuntamento? Lasciamo appuntamento alla prima tappa. Alla prima tappa, 7 luglio a Jesolo in Piazza Milano. Ci sarà anche la sfilata delle majorette lì.
ci sarà poi la sfilata con le auto, le Audi, ragazzi, le nuove Audi di Motor Class, insomma, io me davvero ricordo tantissimi partner quando avevo partecipato con te. Hai capito? Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo solo noi. Questo è vero, perché l'Elisa, dovete sapere che lei ogni anno a Jesolo deve rapirle le maggiorette, io però devo. Viene fuori uno spettacolo ci meraviglioso. Vuole. Sfileranno nella Via Bafile, che lì poi la continuazione di Via Bafile, quindi è Via Altinate, ci sarà poi questo bellissimo corteo con le maggiorette, con le Miss dietro, le auto di Audi con Motor Class che ci segue in tutte le tappe, il nostro nuovo partner, ci saranno un sacco di ricette con tutti i nostri prodotti del territorio, del food da Soligo, Coraia, i pescaori, poi chiaro c'è Fanpiuma, insomma c'è di tutto, c'è il mondo. E di più. Infatti sapete che oltre a venire a vedere il concorso vi potete scegliere l'auto, sì, fondamentalmente, certo. E soprattutto venite anche a mangiare, perché è c'è il villaggio delle Miss, dove ci sono tutte le Miss Venice Beach che vi intrattengono durante quelle brevi pause del concorso, o nel prima o nel dopo, e vedete proprio che lì potete veramente sbizzarrirvi, vi consigliano beauty, vi consigliano cibo, esatto. Vi consigliano anche le macchine, infatti le nostre Miss sono presenti ovunque. E poi avranno anche una bronzatura invidiabile con i prodotti My Sun. Beh, insomma, guarda, ho spoilerato un po' di tutto, quest'anno davvero tante novità, tanti nuovi partner ed eccellenza, questa sì. È la cosa. Quest'anno, devo dirtelo Elisa, ho puntato tutto sul 17 nero. Io devo essere sincera, un anno non ci sono stata e mi piangeva il cuore, vi vedevo sempre da lontano. Ma quest'anno devo dirtelo, hai alzato il livello tantissimo. Mi fa molto che piacere. Non sia che un giorno secondo me ti vedremo nella Rai. Io guarda, non disdegno, nel frattempo andiamo su Antenna 3 che fa davvero dei record, certo. Di tutto rispetto. 57% di share, prima serata. È un canale che va molto. Va tantissimo, racconta tutto il non più ultra di quello che c'è nel territorio. Noi abbiamo fatto questa partnership. Continua la partnership in esclusiva con il Gazzettino, con Radio Wow, dove anche durante tutta l'estate vedrete le Miss Fasciate dell'anno scorso lavorare nelle varie serate di Radio Wow. Insomma, si è creata davvero con i nostri partner una bellissima sinergia. Una famiglia pazzesca. Veramente. La brava famiglia Elisa. Di Miss Venice Beach, vi aspetto perché cerchiamo proprio te, la nuova Miss Venice Beach 2023. Quindi affrettatevi a iscrivervi se non l'avete già fatto, che mancano veramente siamo pochi già, posti. Dobbiamo già ancora full. Iniziare, siamo già full, Federica è stata bravissima, la nostra talent scout Federica Driusso, siamo quasi a 100 concorrenti e dobbiamo ancora iniziare. Mamma. È iniziata diciamo la votazione online il 1 giugno per Miss Gazzettino, quindi andate anche sul sito www.missvenicebeach.net per votare la Miss che preferite. Perché voi sapete che oltre alle fasciate delle sì. Serate che farà Elisa, quindi che fascerà lei, ci sono anche le fasciate esterne che c'è, esatto. Miss Gazzettino, e vi ricordo brava. Che c'è anche la Miss di GD Ferro Team, sì. Quindi quando vedrete le dirette o se non siete riusciti a vedere la diretta, il video una volta caricato nel canale, noi accettiamo tutti i vostri consigli per scegliere una delle nostre esatto. Ragazze per la fascia di GD Ferro Team, anche perché vi ricordo che noi quella volta con la Camilla è vero. Se non era per noi, è se vero. Non era per noi, la Camilla non ci sarebbe Camilla stata. Camilla è stata scelta proprio come Miss GD Ferro esatto. Team, hai detto bene Giulia, hai detto bene. Quindi insomma tantissime opportunità, vi aspettiamo, Miss Venice Beach 2023. Come diceva Ilary Blasi, il meglio deve ancora avvenire e noi vi diciamo il meglio è arrivato, siamo noi. Esatto. Bene, un bacio amici e ci vediamo a Jesolo il 7 luglio, non mancate. Un bacio ciao. Con i